In questo periodo un po' triste, in cui ci troviamo a vivere rinchiusi nelle nostre case, dentro le nostre camerette, davanti al nostro computer, abbiamo iniziato un viaggio particolare, un viaggio spazio-temporale. Sì, vabbè, nel senso che abbiamo viaggiato nel tempo e nello spazio. Dovevamo approfondire una questione. La plastica, nata come risorsa, è diventata un problema. Ci siamo accorti che non sapevamo nulla di come la plastica sia entrata nella nostra vita, perché noi la utilizziamo da quando siamo nati. E qui inizia il nostro viaggio nel passato alla ricerca della nascita della plastica. La storia della plastica inizia nella seconda metà del 1800 con la celluloide e la baclite, per proseguire nel 900 con il polivinilcloruro e le fibre sintetiche. Negli anni 50 del secolo scorso, la plastica inizia ad entrare nelle case di tutti gli italiani. È il famoso boom economico. In televisione Gino Bramieri pubblicizza il Moplen, il polipropilene isotattico scoperto da Giulio Natta che vinse il Nobel per la chimica nel 1963. La plastica, anzi le plastiche, hanno avuto un enorme successo. Sono leggere, resistenti, elastiche e impermeabili, tanto che se vi guardate attorno è impossibile che non troviate un oggetto in plastica. E se non lo trovate, leggete l'etichetta degli indumenti che indossate. La produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni di tonnellate nel 1964 agli oltre 310 milioni attuali. Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Se continuiamo così, nel 2050 avremo il peso degli oceani nel mondo più plastica che pesci. Dal 1950 abbiamo prodotto 8,3 miliardi di tonnellate di plastica, buttandone nell'ambiente circa 6,3 miliardi. È come se ogni abitante della Terra trascinasse con sé circa una tonnellata di plastica. La plastica non è biodegradabile, ma si disintegra in pezzi sempre più piccoli. Molte specie marine mangiano la plastica e finiscono con l'avvelenarsi e morire. Gran parte della microplastica deriva dai cosmetici, dalle fibre tessili e dall'usura degli pneumatici. Una volta che la microplastica entra nella catena alimentare marina, c'è la possibilità che contamini anche quella umana, attraverso un processo chiamato bioaccumulo. I ricercatori hanno trovato microplastica nell'acqua che beviamo, nei ghiacci dei poli e nella neve delle nostre montagne. Ci siamo chiesti che cosa stiamo facendo per risolvere il problema e, nel nostro viaggiare nel web, abbiamo incontrato Alex Bellini, il famoso esploratore italiano che ha attraversato l'Oceano Atlantico e il Pacifico in solitaria con una barca a remi. Il suo attuale progetto si chiama Ten Rivers, One Ocean. Navigherà attraverso i 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo, su zattere di fortuna costruite con il materiale trovato nei fiumi, e attraverso la Great Pacific Garbage Patch, l'enorme accumulo di plastica, grande 3 volte la Francia, che si trova nell'Oceano Pacifico. Incuriositi dal progetto di Alex Bellini, volevamo verificare com'è la situazione nel resto del mondo. Da noi, come potete vedere, non è proprio rosea. Abbiamo quindi viaggiato in tutta sicurezza e nel rispetto della normativa anti-Covid con Google Maps. Come tutti i viaggi che si rispettano, poi arriva il momento di far vedere le foto agli amici. Questo è quello che abbiamo trovato curiosando del nostro giro del mondo in 80 screenshot. Nell'esperienza diretta di Bellini, la zona più inquinata da plastica è l'India. Ci siamo chiesti come gli indiani affrontino il problema e abbiamo scoperto che una scuola fa pagare la retta scolastica e i rifiuti di plastica. Gli abitanti del villaggio avevano l'abitudine di bruciare la plastica producendo fumo nero e tossico. Così la scuola ha preteso un pagamento per le lezioni, un sacchetto di plastica. Ogni giorno i bambini portano i loro rifiuti plastici e li usano per riempire bottiglie, sempre di plastica, realizzando dei veri e propri mattoni da costruzione.
L'idea ci è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di scrivere una lettera per congratularci con loro. Il nostro viaggio continua la ricerca di soluzioni, perché la plastica è utile e dà tanti vantaggi, ma esistono dei materiali alternativi che non danneggiano l'ambiente e la nostra salute, le bioplastiche. La bioplastica è un tipo di plastica biodegradabile a base biologica che utilizza principalmente le nostre amiche piante. Il suo principale vantaggio è la possibilità di ridurre l'impatto ambientale di un prodotto grazie alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, riduzione dell'utilizzo di risorse fossili, possibilità di utilizzare scarti vegetali locali, non si accumulano nell'ambiente perché si decompongono in pochi mesi, chiudendo il ciclo biochimico. Questi vassoi per il trasporto della frutta sono realizzati partendo dagli scarti vegetali del mercato ortofrutticolo, con un brevetto realizzato in Italia. Queste giovani ricercatrici dell'Università del Messico hanno messo a punto una bioplastica utilizzando gli scarti della lavorazione del mango. Sono riuscite a creare delle cannucce completamente biodegradabili e compostabili. Abbiamo deciso di metterci alla prova e tentare di realizzare la nostra bioplastica utilizzando amido di mais, glicerina, aceto e acqua. In pochi minuti di riscaldamento la miscela assume una consistenza morbida e omogenea. La fase di stesura e asciugatura è più difficile del previsto, ma alla fine otteniamo una pellicola trasparente, resistente ed elastica. Sembra davvero plastica, ma si può smaltire nell'umido o utilizzare direttamente come concime per le piante. Questo è il risultato. Non abbiamo ottenuto un vero e proprio sacchetto, ma la consistenza e la resistenza sono paragonabili alla plastica. Le nostre cucine laboratorio hanno sfornato anche queste bioplastiche a base di latte. Nel nostro viaggio virtuale abbiamo scovato anche una tesi di laurea della Scuola di Architettura e Design, dove tra le altre cose viene spiegato come realizzare dei vasi per le piante completamente biodegradabili, utilizzando i gusci d'uovo. Naturalmente ci abbiamo provato anche noi, ed ecco il nostro favoloso risultato. In Inghilterra è stato ideato un sistema per riciclare le gomme da masticare costituite da un polimero simile alla plastica, ricavandone stivali in gomma ed altri oggetti di uso comune. Anche i cestini rosa dedicati alla raccolta delle gomme sono fatti di gomma da masticare riciclata. In Olanda, un gruppo di giovani volontari ha raccolto i rifiuti plastici sparsi lungo gli argini dei fiumi e con essi ha realizzato un recycled park. Delle zattere galleggianti che poi sono state riempite di fiori e piante, riportando bellezza in luoghi degradati. Il buon esempio l'abbiamo avuto e analizzando il nostro comportamento a casa e a scuola abbiamo visto che tutti facciamo la raccolta differenziata, però possiamo ancora fare meglio, come ad esempio evitare di acquistare oggetti inutili che presto finiscono tra rifiuti con gli imballaggi che li contenevano. Bere l'acqua del rubinetto e utilizzare borracce di metallo, scegliere gli abiti che anche in base al tipo di tessuto, evitando quelli sintetici. Prestare attenzione alla confezione degli oggetti che acquistiamo, meglio scegliere cibi sfusi senza imballaggi o con imballaggi ecosostenibili. Abbiamo poi deciso di attuare il Plastic Free Saturday. Ogni sabato portiamo a scuola una merenda senza imballaggi di plastica, torta fatta in casa, frutta di stagione, mandorle. Cerchiamo di coinvolgere anche gli studenti delle altre classi in questa iniziativa. Come tutti i viaggi, anche il nostro è finito e siamo di nuovo nella nostra cameretta, ma non siamo più gli stessi di quando siamo partiti. Anche nella nostra stanza adesso è diversa, è piena di immagini e di ricordi, alcuni brutti, altri belli, piena di speranza per il futuro. In effetti, il nostro viaggio nel tempo e nello spazio non è finito, ma anche ancora il futuro, che sarà come noi lo costruiamo. Adesso, e visto l'impegno e la fantasia di tanti giovani in tutto il mondo, forse qualche speranza ancora l'abbiamo. Grazie!